Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Dal primo minuto Paci sceglie Di Matteo, terzino sinistro, e cappa nel trio offensivo, sostegno di Birligea, terminale offensivo. Assenti per squalifica Piacentini e Vitturini e Mungo infortunato. Gallo deve fare a meno di Sepe, squalificato, Baclè e Salvemini indisponibili. 4-3-1-2 con Ricci alle spalle del duo Romero e Mazzeo. Inizio spumeggiante del match, passano 6 minuti e il Diavolo in vantaggio con Bombaggi. Rapida ripartenza dei biancorossi con Santoro che serve Bombaggi, il fantasista sardo si accentra in diagonale e supera Marconi. Neppure il tempo di gioire perché il Potenza ristabilisce subito la parità al decimo, velo di Mazzeo a smarcare Romero che dal limite fa partire un tiro che si insacca alle spalle di Lewandowski. Paci costretto ad un cambio forzato, fuori Birligia per infortunio, dentro Pinzauti. Il Diavolo non ci sta e si riporta in avanti e sfiora il raddoppio. Un minuto dopo con K che colpisce a botta sicura, il portiere gli dice no, poi Santoro spara alto. Ancora Teramo al 23esimo, ci prova Santoro dalla distanza e Marcone devia in corner. Nel momento migliore dei biancorossi gli ospiti raddoppiano. Corre il minuto 32, una bella azione sulla sinistra, cross di Panico e Romero di testa in sacca. Ancora alle spalle di Lewandowski, non esente da colpe, siglando la sua doppietta personale. Negli ultimi 15 della prima frazione sono pericolosi solo i lucani. Al 33esimo ci prova Mazzeo, il destro respinto in corner al portiere. Al 38esimo Sandri prova a sorprendere l'estremo difensore polacco che respinge come può. Al 44esimo ancora pericoloso il Potenza con Noce che da due passi dalla porta manda incredibilmente al lato. Vantaggio meritato alla fine dei primi 45 minuti degli ospiti. Nella ripresa il Teramo gioca il tutto per tutto nel tentativo di recuperare una gara davvero in salita. Fuori Lari, dentro Chiere Manteng. Al 67esimo i biancorossi sciupano una grossa opportunità per pareggiare proprio con Chiere Manteng che di piatto spedisce fuori davanti alla porta senza parole. Il Teramo spinge alla ricerca del pari al 73esimo, il destro di Costa Ferrera deviato in corner, ma nel momento in cui il Diavolo sembrava che potesse agguantare il pari, prima al 76esimo Lewandowski respinge il tiro di Ricci, ma un minuto dopo nulla può sulla rovesciata incredibile da corner di Ricci che fa tris. Partita chiusa e risultato in ghiaccio, finisce 3-1, incredibile ma vero, una sconfitta davvero pesante, un Teramo in caduta libera.